Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Come sicuramente avete letto dal titolo, oggi volevo parlarvi di pregiudizi. Avevo già fatto un video più o meno simile all'incirca per i tatuaggi e i dilatatori, che nel caso trovate giù nell'info box. Questa volta invece mi volevo concentrare sul il modo di essere di una persona, comunque del vestiario e dei capelli, quindi mi volevo concentrare su questi ambiti, possiamo dire. Allora, questo video mi è venuto in mente di farlo perché una ragazza su Instagram mi aveva scritto che mi ammirava perché avevo fatto appunto i capelli blu, che comunque avevo avuto molto coraggio a farmeli. Devo essere sincero, questo messaggio mi ha lasciato abbastanza wow, cosa? Perché non riesco a concepire come nel 2016 farsi i capelli colorati o comunque andare in giro vestiti in maniera un pochino più strana, stravagante e diversa dal normale possa essere ritenuto come un atto di coraggio, comunque un qualcosa per cui essere ammirati. Cioè, alla fine, quello che penso io, sono capelli. Se una persona sta bene con se stesso, non dovrebbero esserci problemi. O comunque, se una persona si veste in un determinato modo, agli altri non gli deve fregare, non gli deve fregare assolutamente niente, perché se una persona sta bene con se stesso, per come ha i capelli, per come si veste, per come parla, per come mangia, per come respira, penso che l'importante sia questo. Io sono consapevole del fatto che molte persone quando mi vedono in giro con i capelli blu pigliano per il culo. Cioè, lo so, lo vedo, li vedo che mi pigliano per il culo, che comunque mi guardano male, specialmente adulti / anziani. Però sinceramente non mi interessa, perché se io sto bene con me stesso, il parere degli altri mi interessa fino a un certo punto. Perché finché tu mi dici, guarda, a me non piacciono, però devono piacere a te, lì ci sto, gli dico, hai ragione, ok? Ma quando mi dici, fai schifo, perché l'hai fatto, di qua e di là, allora lì comincia a darmi seriamente fastidio. Un altro episodio che mi era successo era una signora che è amica di mia nonna, che appunto parlando con mia nonna di me, dei miei capelli, ha detto, lo fa per farsi vedere, lo fa perché vuole stare al centro dell'attenzione, lo fa perché vuole fare lo scemo in giro. E questi capelli non me li sono fatti perché voglio fare lo scemo in giro o perché voglio stare al centro dell'attenzione. Io sono l'ultima persona a cui piace stare al centro dell'attenzione. Lo so, potrebbe essere un controsenso dire questa cosa qua e poi fare video su YouTube, però io non riesco e non mi piace stare al centro dell'attenzione quando si parla di persone fisiche, quando faccio a faccia con le persone. Finché fare video su YouTube, che comunque sì, so che molte persone mi guardano, ma non sono davanti a me. Cioè, io in questo momento ho davanti soltanto la macchina fotografica e dietro Riccardo, mio fratello, che mi sta aiutando per la messa a fuoco e tutto quanto. Quindi che mi si venga a dire che ho fatto questi capelli o comunque ho fatto il tatuaggio, il dilatatore, tutto quanto per essere al centro dell'attenzione, no. Poi, per l'amor di Dio, c'è chi si fa i capelli colorati perché vuole spiccare tra la folla, diciamo. Ognuno fa le cose che gli piacciono per stare bene con se stesso. Anche un'altra cosa che mi è stata detta svariate volte, o comunque ho sentito dire svariate volte, che è, tra virgolette, diverso dal normale, è perché è sulla cattiva strada, o comunque ha preso una cattiva strada. Cosa vuol dire? Cioè, uno perché, cioè, adesso perché ho i capelli blu, o comunque ho il buco grosso all'orecchio, ho il tatuaggio, vuol dire che sono un drogato? Queste cose qui non fanno una persona, o meglio, fino a un certo punto. Io non sono drogato, io non sono sulla cattiva strada, però volevo cambiare. Magari una persona lo fa per cambiamenti, perché vuole cambiare, perché non si sente più bene, tipo, ma con i capelli normali. Non lo so, ma a un certo punto non mi vedevo più con i capelli normali. E anche adesso, ripensare a me con i capelli normali mi fa veramente, veramente stranissimo. E pensare che a giugno dell'anno prossimo, per la maturità, dovrò farmi i capelli neri. Appunto, non voglio che professori esterni mi giudichino solamente per il fatto che ho i capelli azzurri. Non mi vedrò più, non mi vedrò più io. Infatti io ho già detto che appena finita la maturità io mi rifaccio subito colorato. Perché non dico che non stavo bene con me stesso con quei capelli normali, tra virgolette. Ma ora come ora mi sento di stare meglio con i capelli così. Il consiglio che voglio dare io alle persone, o comunque a chi mi sta guardando che vorrebbe fare questa pazzia, capelli, o comunque vorrebbe fare qualcosa di diverso dal normale, che anche qui parlando di normalità potremmo aprire un discorso lungo ore, ma non sto qua a dilungarmi. Il consiglio che vi do io, fottetevene. Volete farvi i capelli azzurri? Viola? Gialli? Lilla? Fateli. Fregatevene del pregiudizio delle persone. Non dovete ascoltarle, dovete fare quello che fa stare bene voi,
quello che piace a voi e non quello che gli altri vorrebbero che voi faceste. Coniugate bene i verbi. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che possa magari aver aiutato qualcuno che si trova in difficoltà, tra virgolette. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, escono video ogni settimana. Giù nell'info box come sempre trovate il link a tutti i social a cui sono iscritto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!